Bentornati in studio. Per l'Evidenziatore parliamo di una iniziativa davvero interessante che si realizzerà nei prossimi giorni a Taranto presso il Castello Aragonese, in modo particolare dal 4 luglio al 13 settembre, nell'ambito della mostra Intramenia Extra Art. Noi ne parliamo con l'artista della situazione tarantina. Si chiama Stefano Cagol, che salutiamo, grazie e benvenuto a Live. Grazie. E allora, si tratta di un'iniziativa originale, a dir poco, Scintillio e Cenere. Certo. Detto invece in inglese sarebbe? Sparkling and Ash. Perché il nostro artista, che è di fama sicuramente internazionale, di formazione internazionale, è originario di Trento, però vive a New York e per questa occasione sarà a Taranto. Fino a ieri la raccolta di materiale luccicante. Certo. Com'è andata la raccolta a Taranto? È stato molto interessante, ovviamente c'è stata un'interazione con la gente. Mi sono anche avvalso, la raccolta è venuta in due momenti. Il 19 giugno ho anche richiesto l'aiuto di un artista che vive a Bari, e si chiama Valentina Vetturi, lavora molto con la performance, quindi anche lei ha interagito con le sue performance in giro per Taranto, aggirandosi con un'ape e con un megafono richiedendo questo materiale scintillante. Stiamo vedendo le immagini qua dell'ape, di quest'ape piaggio. Sì. E poi ho realizzato anche una serie di locandini specchianti con delle domande rispetto al futuro, oblio, salute, produzione, a specchio, perché l'interlocutore con la locandina specchia se stesso e la domanda è veramente un interrogarsi su un simbolo che è parte della storia della città. Quindi Scintillio e Cenere, anche perché comunque gli aspetti positivi e negativi di una situazione che, ad esempio, ha dato lavoro a un'intera città. Però non solo, ha veramente decine e decine di migliaia di persone. E gli aspetti negativi rispetto magari all'ambiente, a queste situazioni che ormai per forza di cose si sta sensibilizzando in questa situazione. E è proprio un domandarsi in modo veramente serio e cercare di interagire. È un'arte che cerca di parlare con la gente, tipicamente si chiama arte pubblica. Quindi l'arte che invita il pubblico a riflettere. Certo, diventa un'arte un po' più utile, che esce dai musei e cerca realmente un ruolo nella società. E ok, parte dell'installazione diventerà fatta con questi oggetti, che diventerà un'opera collettiva. Ecco, questa iniziativa, noi adesso stiamo parlando di quella di Taranto, rientra in un progetto più ampio che va a coinvolgere anche altre situazioni. Andiamo a vedere in dettaglio, parlavamo prima anche del Castello Episcopio di Grottaglie e poi certo, il Castello Svevo di Brindisi. Per Taranto il Castello Aragonese. Sì. Il mio è un progetto molto specifico e molto strutturato e ampio. Poi ci sono coinvolti molti altri artisti, anche internazionali, anche locali. Quindi sarà una mostra molto interessante anche per la zona. Ci sono molti artisti che operano anche nello stesso Castello di Taranto. Siamo in alcuni artisti che realizzeranno installazioni. E la prima volta che viene a Taranto era già stato? Taranto ero stato per il sopralluogo. E quindi, diciamo, è questa circostanza che l'ha, sì, portata a Taranto. Sì. La immaginava così? No, molto, a me piace molto, molto, molto interessante, molto bella. Quindi. Beh, perché un trentino, no, che arriva a Taranto si ritrova di fronte a due mari, no? E devo dire che è una bella scoperta. Non lo so, ho avuto anche delle sensazioni un po' Istanbul, cose di questo tipo. Per me era il giusto riferimento, perché Istanbul ha molte analogie con Taranto. Ha delle analogie. Ho trovato veramente dei momenti
vicini, da una terrazza che dominava questo veramente... Questo un déjà vu, ha vissuto, magari sì. Ricordando questa sua esperienza turca. Sì. E allora, ritorniamo a parlare di questa iniziativa, l'arte che diventa davvero uno strumento di comunicazione molto importante, molto forte. È proprio questo il fatto, l'arte non può cambiare il mondo, però può avere un ruolo interessante perché il far pensare, ad esempio, è una cosa, è già un primo passo. Quindi l'arte non è solamente, per molti, qualcosa di veramente effimero, quasi inutile, da tagliare. La cultura probabilmente è una delle risorse più importanti, anche per un territorio come Taranto, potrebbe essere sicuramente un futuro, potrebbe essere un'alternativa anche alle industrie fare cultura e porta ricchezza, nonostante possa sembrare inutile, in fondo cosa può servire, non serve realmente. Però la cultura invece è incredibilmente importante per il futuro dell'uomo. È imprescindibile, sì. Oserei dire, certo, vero? Certo. Parlando dell'arte di Kagol, ecco, cosa possiamo dire in maniera rapidissima, veloce? Ok, quindi mi piace molto lavorare con questi interventi pubblici, quindi interagire con le città, quindi fare progetti nelle piazze, installazioni permanenti. Appunto, creare cose che possano anche perdurare nel tempo, cioè rimanere per... Soprattutto luoghi informali, mi pare di capire, anche per esporre, quindi per andare ad incontrare il pubblico, cioè certo. Non è il pubblico che va a visionare, a vedere l'arte, a incontrare l'arte, ma è l'arte che va verso... Uscire un po' da questo un po' mondo elitario che vive nelle gallerie chic, molto chic, e quindi... che vive anche di una certa ricchezza, perché in fondo l'arte è anche una cosa costosa, una buona arte molto cara. Invece anche riuscire ad andare proprio attraverso le istituzioni, quindi diventa un rapporto più che con le gallerie, un rapporto realmente con le istituzioni per creare questo tipo di progetti, con fondazioni private, con... Quindi delle nuove sinergie. Con sì, nuovi magnati, perché anche molti imprenditori in fondo poi stanno pensando di investire in una pubblicità diversa, utilizzando gli artisti che creano qualcosa di molto più intelligente e molto più vicino alla contemporaneità, all'oggi, ai nostri problemi quotidiani anche. Quindi ieri si è conclusa questa seconda tappa della raccolta del materiale scintillante, lustrini, paillette, chi più ne ha, chi sì. Più ne metta. Cosa avete raccolto in modo particolare? Qual è stata la materia prima che vi hanno fornito? Diciamo specchi, abbiamo addirittura avuto catenine, ovviamente pezzetti di stagnola, cioè, diciamo che ciò che riflette luce. Qualsiasi cosa, una ragazza, questa è una cosa molto molto carina, divertente, perché una ragazza un po' punk, piena di piercing, alla fine ha deciso di donare il suo piercing che aveva sulla lingua, quindi ci ha dato quello. Quindi diventa una cosa da parte sua, quindi certo, evidentemente ci ha creduto. Ha apprezzato l'iniziativa, il progetto culturale, artistico. Sì, sì. E in contrapposizione questa installazione, che è molto... ovviamente sarà una cosa anche molto selvaggia, perché con tutti questi tipi di elementi, lattine, gioielli, ci sarà all'esterno del castello invece una installazione molto più monumentale e chiara, pulita, lineare, senza ma, una cosa molto precisa. C'è una bandiera con un pennone alto 12 metri nel giardino antistante all'ingresso del castello, una bandiera 4 metri per 6 con la scritta cenere, nel senso che questo luccicante che un po' raccoglie oggetti luccicanti contro la cenere, perché la cenere è un po' questa cosa, un po' la morte, no? Così un po' la fine. Il luccicante sono gli interstizi della vita, no? Anche il piccolo oggetto, la catenina, la nostra vita quotidiana. Pezzo di storia. Pezzo di storia collettiva. E invece però la cenere risulta così... sembra ancora potente, no? Diciamo, più potente, più
E allora ricordiamo dal 4 luglio al 13 settembre Sparkling & Ash, Castello Aragonese. Sì. Noi ringraziamo il nostro amico artista Stefano Cagol, grazie per essere stato con noi, complimenti, sicuramente vedremo qualcosa di davvero originale. Vi aspettiamo. Ci saremo. Grazie ancora. Grazie. E adesso vediamo insieme un servizio di colore, vediamo cosa è accaduto a Taranto in un pomeriggio di fine giugno con Rosalba De Giorgi. Poco distante, sempre in Piazza Maria Immacolata, un banchetto per la raccolta di materiale che luccica. Serve all'artista Stefano Cagol per realizzare un'opera collettiva da esporre nel Castello Aragonese. Cosa ti hanno portato? È fantastico, cioè da specchi, addirittura collanine. Una ragazza ci ha donato il piercing che aveva sulla lingua. Quindi anche cose un po' anche così un po' particolari. Che opera realizzerai con questo materiale? Diventerà una vera e propria opera collettiva. Perché è proprio questo che vuole essere. E queste domande che pongo è un po' sul futuro e sui fattori positivi e negativi di una situazione che ovviamente fa parte dell'identità della città. E abbiamo rivisto anche Stefano Cagol in questo divertente servizio che ha realizzato Rosalba De Giorgi, la cronaca di un pomeriggio di fine giugno tarantino. Adesso ultima edizione delle ultimissime per live, noi ci vediamo subito dopo con la rubrica Tra le righe.